Bentornati telespettatori di Rete 8 con il nostro appuntamento del lunedì, si chiama Filo Diretto, questo programma che vi dà la possibilità di mettervi in contatto diretto appunto con i vostri, i nostri amministratori. In particolare abbiamo iniziato con delle chiacchierate, anche delle possibilità, le possibilità di rivolgere domande ad alcuni sindaci. Questa sera il nostro sindaco ospite è il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Buonasera sindaco. Salve, buonasera a tutti. Buonasera a lei. Allora, per lei, come per tutti gli altri, ricordo in che modo possono i nostri telespettatori mettersi in contatto con noi e rivolgerle delle domande, delle critiche, delle idee, delle suggestioni, delle lodi e anche, insomma, tutto quello che hanno la possibilità questa sera di dire e che magari non hanno avuto perché non sono riusciti ad incontrarla o a intercettarla nei vari spostamenti. Allora, il nostro numero telefonico è 0871 587 3230, mentre se volete mandare una mail che leggeremo in diretta, il nostro indirizzo è filodiretto@rete8.it. Vi ricordo anche questa sera che se avete da rivolgere delle domande, fatelo subito perché poi, insomma, quando si arriva nella parte finale della trasmissione, negli ultimi minuti, fra i tempi di arrivo, che sono sì in tempo reale le mail, ma insomma qualche secondo ce lo mettono, spesso ci capita di trovare delle mail che arrivano fuori tempo massimo. Noi saremo qui fino alle 21, però, insomma, se volete inoltrare nelle domande al sindaco Brucchi, fatelo almeno entro le 20:50, 20:55. Allora, noi intanto, come sempre, cominciamo una chiacchierata così un po' in generale, aspettando magari le domande dei nostri telespettatori. La chiacchierata generale parte dall'attualità di oggi, perché ne parlavamo poco fa con il sindaco, argomento del giorno, non solo per il comune di Teramo, per la provincia di Teramo, ma per tante altre situazioni analoghe. Sono delle persone che rischiano di perdere il posto di lavoro, parliamo dei dipendenti della provincia, c'è stata anche una protesta piuttosto vibrata, come si dice, sindaco. Ma sì, a Teramo stamattina ne abbiamo fatto il primo consiglio, la prima assemblea dei sindaci per l'inizio, diciamo, di questa nuova era per quanto riguarda le province. In apertura c'erano giustamente i 160 dipendenti per quanto riguarda la provincia di Teramo, ma sono 20.000 a livello nazionale, che rischiano il posto di lavoro, cioè rischiano comunque o di vedersi trasferiti, e questo sarebbe anche il minimo, voglio dire, se mano a mano con le funzioni verranno delegate, ma addirittura, insomma, varie attività di scivolamento, comunque di messa, diciamo così, se possiamo così dire, in lista di attesa con l'80% della retribuzione. Insomma, una situazione davvero difficile per un discorso che è quello delle province, che è un gran pasticcio, perché, insomma, il governo, devo dire che tutti i governi che hanno pensato di iniziare questa attività sulle province hanno fatto un gran pasticcio, perché così non si riesce, secondo me, a risparmiare nulla, se non a costringere i neoeletti presidenti, che poi sono dei commissari, perché hanno, diciamo, hanno la gestione totale delle province in mano a loro, firmano gli atti, è vero che possono nominare dei delegati, ma sono sempre loro alla fine a mettere la firma sotto ogni atto, quindi questi commissari dovranno trovare una strada per risolvere questo problema. Io credo che non sia questa la strada giusta, la strada è un'altra, la strada era quella di programmare, nel caso in cui, diciamo, davvero si pensa che le province possano essere un costo da ridurre, comunque da eliminare attraverso un percorso diverso. Ripeto, in questi anni i vari governi che si sono succeduti hanno pensato di, come dire, far gravare il peso della crisi tutta sui comuni e adesso anche sulle province, ma i comuni non ce la fanno più. Ora sembrerebbe che alcune funzioni verranno delegate in parte alle regioni, che poi le rigireranno ai comuni. Bene, io l'ho detto anche stamattina ai 160 dipendenti. Come Teramo è pronto a prendere del personale, nel caso in cui le Perché ci sono funzioni e il state delle personale, promesse di riassorbimento però comunque, degli impegni. non a costo zero, cioè, voglio dire, non è che noi possiamo farlo con le nostre risorse, perché noi Comune Teramo già non ce la fa a gestire il proprio personale. Tenga presente che noi abbiamo tagliato negli ultimi 2 anni oltre 2 milioni e 200 mila euro per quanto riguarda le spese del personale. Abbiamo avuto 90 pensionamenti, abbiamo riassunto soltanto 14 persone.
perdoni Sindaco, riprendiamo comunque il discorso perché c'è una telefonata in linea, vediamo se il nostro telespettatore vuole affrontare proprio questo argomento, se si tratta di altro. Pronto, buonasera. Buonasera signora Moretti, buonasera signor Sindaco. Buonasera. Buonasera. Sì, la domanda è molto semplice. Innanzitutto volevo porre una domanda relativamente alla riqualificazione di Corso San Giorgio e Corso De Michetti. Se ne è parlato tantissime volte, però si rinvia continuamente e vorrei sapere quando questi lavori, che è un progetto anche molto accurato, visto e fatto molto bene, che costa 3-4 milioni di euro, quando questi lavori inizieranno e termineranno finalmente. E seconda cosa molto semplice riguarda la classifica che Legambiente pone, fa tutti gli anni, quella relativamente all'ecosistema urbano, e Teramo complessivamente in buona posizione, 34esima, però ci sono alcuni settori dove Teramo è tra le ultime in Italia. Questi quattro settori sono il trasporto pubblico, sia come offerta che come passeggeri, il solare fotovoltaico sugli edifici pubblici, le piste ciclabili e le isole pedonali, dove addirittura Teramo è quasi ultima, 91esima, tra le ultime in Italia. Non le ZTL, le isole pedonali. Le isole pedonali, abbiamo le isole pedonali. Realizzato. La ringrazio, quindi grazie a lei. Il sindaco su questi quattro settori dove Teramo è gravemente insufficiente e soprattutto su Corso San Giorgio e Corso De Michetti. Grazie, buona serata. Perfetto, grazie. Allora, buona serata e grazie per la domanda. Molto chiaro e molto informato. Allora, il progetto oramai è stato validato. È chiaro che abbiamo perso un po' di tempo perché ci sono nuove normative alle quali siamo dovuti adeguare, l'ultima è quella di un permesso della Regione Abruzzo sull'illuminotecnica, perché vedi in Italia invece di snellirle le procedure le complichiamo, e adesso stiamo andando in gara in questi giorni e diciamo abbiamo dovuto rivedere, dovremo rivedere il cronoprogramma, i lavori inizieranno diciamo a primavera inoltrata, anche perché comunque sono lavori che si devono fare col bel tempo, perché si tratta di smantellare la pavimentazione in pieno centro storico e mettere una nuova pavimentazione, quindi diciamo che i tempi sono slittati di 9 mesi rispetto a quanto avevamo diciamo detto per come prima data di inizio lavori, che era l'estate scorsa, poi c'è stata l'elezione, il ballottaggio, ma ripeto non tanto questo, quando un po' una serie di altri abbiamo dovuto fare dei saggi, perché a Teramo basta che scavi 30 cm e trovi dei reperti, quindi lungo tutto l'asse la sovrintendenza ci ha imposto dei saggi, questo permesso per quanto riguarda il luminotecnico. Adesso abbiamo tutto, siamo andati in gara e stiamo andando in gara in questi prima di Natale, andremo in gara e quindi avremo l'impresa, la ditta nei primi mesi dell'anno prossimo e poi a primavera inizieremo i lavori. È davvero un bel progetto, come diceva il nostro telespettatore, è un progetto di riqualificazione di quasi 4 milioni di euro, 3 milioni e 750, anche all'avanguardia perché all'interno, al centro diciamo così, dell'asse viario ci sarà un cavedio e all'interno di questo cavedio andranno tutte le sottostrutture, quindi non vedremo più per il corso fili che diciamo penzolano, che cammina lungo i palazzi, perché saranno tutti interrati al centro e anche per l'attività di manutenzione sarà molto più facilitata, quindi un progetto quindi davvero all'avanguardia. In primavera, durata? Ma guarda, adesso non mi faccia dire una data, no, la durata sono diversi mesi di lavoro, però diciamo noi abbiamo previsto lavori notturni e diciamo durante tutta l'estate, quindi l'impresa che si aggiudica i lavori sa anche che dovrà lavorare di notte, perché quando si dovrà smantellare il pavimento e poi bisognerà fare il nuovo massetto, bisogna capire che lì ci sono le attività commerciali e il momento è già difficile, se si arreca ulteriore, insomma andrà gestito in un certo modo, ma lo faremo attraverso il nostro tavolo permanente dove ci incontreremo con tutte le associazioni di categoria e decideremo insieme un cronoprogramma, ripeto, però abbiamo previsto nell'appalto lavori diciamo durante i festivi e anche lavori notturni soprattutto per alcune tipologie di lavoro. Invece sull'ecosistema urbano guarda, innanzitutto mi fa piacere che Teramo comunque in linea generale è tra le prime in Italia e questo diciamo è un fatto positivo. Su alcune situazioni, come dice lei, siamo in ritardo, ma sul trasporto, vede, il problema del trasporto pubblico è un problema annoso, un problema antico, perché il Comune di Teramo è fra tutti i territori delle quattro capoluoghi di provincia quello che ha il territorio più vasto ma che ha meno chilometri che la regione gli ha dato negli anni, quindi diciamo che siamo quelli più penalizzati dalla regione Abruzzo, ma non adesso, anche in passato, e quindi dobbiamo cercare di fare il pane con la farina che abbiamo e quella farina ci permette di dare quel tipo di risposta, però io le vorrei invitare magari a vederci in un'altra occasione, perché noi abbiamo uno studio fatto dall'ingegner Cera che ci dice
diciamo, per ogni linea l'utenza, e io le assicuro che sono rimasto anch'io molto sorpreso, perché pensavo fosse qualcosa di diverso. Invece le dico che ci sono delle linee e abbiamo ottimizzato un po' il discorso, quindi bisognerebbe capire quali parametri ha preso in esame le gambiette, però comunque siamo consapevoli del fatto che c'è da lavorare. Sulle piste ciclabili, ma guardi, noi abbiamo un anello di 11 km intorno alla città, una pista ciclopedonale che ci viene invidiata da, tutto, diciamo, da tutta la regione quantomeno, ma forse anche oltre, e per questo qualche anno fa abbiamo preso un premio al Ministero. Qual è il problema? Il problema sono le piste ciclabili all'interno del centro, certo, storico. E questo è un problema perché non è facile fare piste ciclabili, ciclopedonali all'interno del centro storico, però sempre l'ingegner Cera, che è una persona a cui abbiamo anche, diciamo, a questo incarico di rivedere il piano urbano del traffico, il piano urbano dei parcheggi, ci rimetterà da qui a breve, subito dopo le feste di Natale, almeno due percorsi ciclopedonali che attraverseranno la città, diciamo, dalle due circonvallazioni e da Largo Mondo delle Grazie fino a Piazza Garibaldi, almeno per dare la possibilità, diciamo, di attraversare la città in lungo e largo. Teramo non è larghissima come città, il centro storico. Poi c'è tutto il problema di invece attraversare i tre ponti. Capisce bene che per fare una pista ciclopedonale o dovremmo mettere a senso unico uno dei tre ponti e riservare un'altra pista ciclopedonale, altrimenti è un problema. L'idea, c'è un progetto che bisogna cercare di finanziare per un nuovo ponte da affiancare a Ponte San Ferdinando, che sia soltanto ciclopedonale, però capisce bene che in questo momento è un discorso difficile. Mi sembra l'altra, qual era l'altro aspetto? Sì, trasporti, piste ciclabili, traffico limitato, ma le isole pedonali. Le isole pedonali. Allora, Teramo non ha isole pedonali, siamo all'ultimo posto perché non abbiamo le isole pedonali. È stata fatta una scelta di fare zone a traffico limitato, cioè zone dove possono transitare soltanto i residenti. Però lei sa che stiamo sperimentando proprio in questi giorni una zona di Teramo, una via in particolare, via Capuani, dove abbiamo messo un dissuasore, un famoso pilomat, per cui ci sarà la possibilità, e questa è via Capuani, abbiamo, diciamo, no, questa è una, con i nuovi varchi, adesso non ci sono più questi varchi, ci sono i nuovi varchi, i varchi elettronici, questi sono stati eliminati a Teramo, e quindi con i nuovi varchi ci sarà la possibilità di, la mattina questa via è parcheggio a rotazione ogni 30 minuti, dalle 9 alle 13, per facilitare il commercio. Il pomeriggio torna a essere a ZTL, e la sera, adesso lo faremo soltanto il venerdì e il sabato, facciamo la sperimentazione, sarà isola pedonale, quindi proprio isola pedonale, cioè non si potrà transitare, neanche i residenti potranno rientrare. È una prima sperimentazione. La scelta storica del nostro territorio è stata quella di fare zone a traffico limitato, ripeto, per il motivo che Teramo non è così vasta, però la giunta e l'amministrazione ha come obiettivo Teramo città del pedone della bicicletta, che vuol dire che stiamo ragionando anche sul fatto di creare delle isole pedonali. Queste isole pedonali a tempo, diciamo così, di cui lei ha parlato poco fa, secondo lei poi rientreranno nei parametri di una prossima classifica, che sia di Legambiente o di Guardi, chiunque? Guardi, ora io su questo discorso delle classifiche, senza voler, diciamo, come dire, per Legambiente le fa sempre, deve dire, abbastanza puntuali, sono importanti, però forse bisogna capire quali parametri vengono presi e se facciamo il paragone Teramo-Chieti, sulle piste ciclopedonali probabilmente i parametri sono diversi, perché Chieti è una città che si sviluppa in altezza, magari Chieti forse sulle piste ciclopedonali non c'è proprio, voglio dire, quindi il discorso è abbastanza, quello che noi stiamo cercando di fare fra le mille difficoltà è quella di rendere Teramo più vivibile, questo è quello che ci interessa a 360 gradi, ripeto, noi abbiamo una pista, un anello ciclopedonale intorno alla città di Teramo in mezzo al verde che abbiamo ricongiunto qualche mese fa dopo l'apertura dell'80, perché l'80 era interrotta, di 11 km, ne abbiamo aggiunti altri 6 che ci permette di arrivare in bicicletta direttamente a degli scavi nella zona della Cona, quindi ritengo che, diciamo, non mancano le piste ciclopedonali, mancano all'interno del centro. Beh, storico. Quelle del centro, diciamo, sono quelle che poi consentono magari di spostarsi non prendendo la macchina, non prendendo i mezzi. Questo però comunque mi sembra che a livello di vivibilità generale siamo al 35° posto. Certo, infatti mi sembra un ottimo risultato, quindi mi fa piacere, insomma. Poi è chiaro che dobbiamo sicuramente migliorarci, non c'è dubbio.
Allora, proviamo a riprendere un attimo il discorso delle province per capire anche insomma, quale sarà un possibile epilogo. Le dicevamo poco fa che arrivano anche rassicurazioni, dicono ma no, non sarà licenziato nessuno, saranno riassorbiti un po' qua un po' là, ma insomma molti sono perplessi su questo. Ma ripeto, il discorso è semplice. I comuni, i sindaci sono perplessi perché se diciamo, sanno bene che non si potranno permettere di riassorbire del personale a, diciamo, a, come dire, come partita patta, cioè se il governo, così come sembrerebbe, non ha intenzione di fare trasferimenti, ce li sta tagliando tutti, l'ultimo è quello che ha fatto qualche settimana fa, dove al Comune di Teramo sono stati tagliati 300, ulteriori 390.000 euro e in cambio di questo noi avremmo dovuto inserire l'IMU sui terreni agricoli, che è una, in base all'altitudine, cioè una cosa, cioè è una norma farraginosa, cioè quelli che si trovano fra i 400 e gli 800 metri devono pagare una certa cifra, quelli che si trovano al, cioè come se l'altitudine determina il valore di un, valore di un terreno agricolo, cioè chi sta a 380 e rispetto a chi sta a 420 cosa cambia, cioè mi sembra una pazzia. Loro il taglio a noi ce l'hanno fatto e poi ci hanno detto adesso fate la delibera e fate pagare ai cittadini. Noi avevamo detto, avevamo messo zero perché ritenevamo giusto che i terreni agricoli devono avere zero come parametro, adesso ci hanno spostato soltanto il pagamento al 15 di gennaio, però a noi il taglio ce l'hanno comunque confermato. Allora, tutto questo non è più possibile, perché se tu da una mano prendi, da una mano dai, può funzionare, ma se tu da una mano, dalla mano che prendi poi non dai, ma anzi prendi ancora, non funziona. Ecco perché sono molto scettico sul fatto che queste persone potranno essere riassorbite dagli enti, perché gli enti non ce la fanno più. Così come non ce la fanno più le regioni, così come non ce la fa più il Comune di Teramo, ma mi sembra che, parlo spesso con il mio amico Di Primio, mi sembra che il Comune di Chieti abbia le stesse problematiche, ma ce l'ha anche Pescara piuttosto che l'Aquila. Quindi voglio dire, è una riforma pasticciata, fatta male, le province non andavano chiuse così, io ho fatto anche una battaglia quando diciamo, volevano cancellare le province e Teramo rischiava di essere accorpata o all'Aquila o a Pescara, e Teramo diciamo, significava la fine di Teramo come città. Teramo è una città di servizi, ha tanti uffici, trasferire gli uffici, e adesso se ne sta riparlando, si parla di taglio della prefettura, di taglio della Camera di Commercio. Sì, sul taglio delle prefetture c'è un'ipotesi di Teramo-L'Aquila appunto. Ma è una pazzia, io mi trovo adesso in terra chietina e non vorrei... La cosa più normale da fare è accorpare Pescara con Chieti, oramai questa è un'area metropolitana, cioè Pescara e Chieti oramai sono un tutt'uno, allora la cosa che secondo me è un senso, Teramo-L'Aquila, significa che chi si trova nel posto più impervio del territorio teramano, andare all'Aquila significa fare anche 2 ore di macchina, forse di questo non ci si rende conto. Quindi lei dice lasciare singole l'Aquila e Teramo e invece accorpare solo Chieti e Pescara. Sicuramente, ma è funzionale, ora noi dobbiamo badare la funzionalità delle cose che si fanno, dobbiamo mettere da parte un po' i campanilismi, o qualcuno potrebbe dire ma tu stai facendo un discorso di campanile, non è così, io faccio un discorso pragmatico, per Teramo sarebbe davvero un disastro essere accorpata all'Aquila, mentre Pescara e Chieti oramai sono un tutt'uno, si parla di tanto di area metropolitana, di area vasta, credo che sono assolutamente la cosa logica, dovrebbe essere questa a mio modo di vedere. Però invece mi sembra che le scelte che si vogliono fare a livello romano sono altre, ma su questo vi assicuro che noi faremo la nostra battaglia come l'abbiamo fatta in passato. A proposito di soldi, siete anche alle prese con il bilancio? Tra l'altro piove sul bagnato, dall'anno prossimo tutti i comuni dovranno attuare il bilancio di cassa, cioè sostituire il bilancio di competenza, il bilancio di cassa, che significa che possiamo spendere soltanto quello che abbiamo in cassa, quello che abbiamo nel cassetto lo possiamo spendere, quindi significherà che tanti servizi non potranno partire se noi non abbiamo le risorse nel momento in cui si fa l'impegno, qui cambia un po' tutto quanto il sistema di gestione delle province, dei comuni e delle risorse, ma questo non è un fatto negativo. Anche qui ci si arriva in maniera repentina, senza essere pronti. Noi abbiamo fatto, io ho fatto fare ai miei uffici, ai miei dipendenti, ma anche al personale, diciamo alla maggioranza, a tutto il Consiglio e alla Giunta, 2 corsi specifici su questo argomento, perché è complicatissimo, è una materia totalmente nuova e sarà difficilissima e sarà la grande sfida. Io le faccio un esempio, se fino a oggi 100 erano le risorse che entravano dalla tariffa sui rifiuti, però negli ultimi 5 anni il Comune di Teramo ha incassato 80, noi non potremo mettere 100,
dovremo mettere 80, perché quel 20% che normalmente veniva messo nel bilancio di competenza non può essere più inserito in bilancio. Capisce bene che questo abbassa l'asticella della disponibilità delle risorse degli enti, e i servizi comuni dovranno continuare a erogare. Ma con quale risorse? Al Comune di Teramo negli ultimi 4 anni siamo passati da 11 milioni e 7 di trasferimenti a 1,4 prima di dicembre, adesso altri 400 mila, 1 milione di euro, quindi ci sono stati tagliati 10 milioni di euro di trasferimenti dal governo, e capisce bene che senza i cittadini non riescono più a pagare. C'è un'altra cosa che va assolutamente detta e sulla quale non siamo più disposti a metterci la faccia, e lo abbiamo detto circa 600 sindaci a Roma, alla Boldrini. Oggi accade questo: il governo fa la legge, impone una tassa, poi il sindaco Maurizio Brucchi va dal cittadino e gli chiede di pagare. Ma quei soldi non vanno nelle casse del Comune di Teramo, quei soldi vanno nelle casse del governo. Questo non è più possibile. Noi vogliamo chiarezza. Il governo di Renzi deve dire, Renzi adesso e Maurizio Brucchi adesso, poi magari chissà chi ci sarà, queste sono le tasse del governo, vanno al governo, e la faccia ce la mette Matteo Renzi. Queste sono le tasse comunali, vanno al comune, e la faccia ce la mette Maurizio Brucchi. I cittadini forse non sanno che la tassa sui rifiuti che loro pagano non entra subito nelle casse dei comuni, va prima a Roma, alla tesoreria generale, ci sta 7, 8, 10 giorni e poi quei soldi vengono trasferiti al Comune di Teramo. Io mi chiedo perché, semplice, perché forse... Vediamo, abbiamo una telefonata in linea, vediamo se lo chiede anche il nostro telespettatore. Pronto, buonasera. Pronto? Buonasera, dica. Buonasera. Signor? Buonasera, salve. Volevo fare una domanda al sindaco. Sì. Francesco. Bene, ci dica, signor Francesco. Le chiedevo, signor sindaco, per quanto riguarda il teatro, sì, qualche novità per quanto riguarda la costruzione del nuovo teatro, e poi per l'ipogeo, volevo sapere a che punto siamo. Lei è un appassionato di teatro? Ok, grazie, buonasera. Ah, forse mi sente male, va bene, comunque immagino che lo sia, perché se si interessa di cultura... Allora, sul teatro Teramo, diciamo, come sicuramente il telespettatore sa, il teatro era uno degli obiettivi della giunta Chiodi, poi è andato a finire come è andato a finire, perché la ditta che si era aggiudicato, l'unica ditta che aveva partecipato al project, purtroppo ha avuto dei problemi e quindi diciamo non si è potuto completare l'aggiudicazione, e quindi il teatro non è stato più costruito. A questo punto poi noi diciamo abbiamo anche aperto un dibattito in città, c'era un progetto che prevedeva la ristrutturazione dell'attuale cineteatro comunale, però adesso è un problema di risorse, è un problema di prospettive. Questa crisi ha cambiato le prospettive degli amministratori. Ora, quello che si poteva fare oggi probabilmente si potrà fare forse fra 5 anni. Quindi per adesso noi stiamo lavorando, noi abbiamo un finanziamento della fondazione Tedercast di circa 3 milioni e mezzo che è lì e che è disponibile, anche se anche lì la fondazione ha dovuto un po', come dire, spalmare in un triennio il finanziamento, perché sappiamo quello che è successo alla nostra banca e quindi di conseguenza alla fondazione. E avevamo come risorse la valorizzazione di 2 terreni di proprietà che avrebbero dovuto fruttare diversi soldini, purtroppo in questo momento valorizzare un terreno significa non prendere niente, quindi abbiamo segnato un po' il passo, quindi il progetto del teatro è un obiettivo di questa amministrazione, non è però, diciamo, ecco, questo è il progetto del recupero del vecchio cineteatro comunale, però dobbiamo in qualche modo, come dire, farlo slittare di qualche anno. Diciamo, potrebbero esserci degli imprenditori, insomma, voi avete fatto anche appelli alla imprenditoria privata per Ma un sostegno, guardi, economico? Sì, diciamo che noi abbiamo anche fatto questo, abbiamo fatto degli incontri dove il tema principale era proprio questo qui, però io dico che in questo momento insomma non ce n'è da parte di nessuno. È in grandi difficoltà, investitori perlomeno per questo settore diciamo sono limitati, perché per esempio sull'housing sociale invece abbiamo un progetto importante a Teramo di recupero di 6 palazzine di ERP su Via Longo, 20 milioni di euro, un progetto finanziato da Cassa Depositi e Prestiti,
quindi è un settore, perché in questo momento l'emergenza abitativa è un tema caldissimo e quindi su quel settore si trovano soldi, su quest'altro settore è difficile. Comunque ci stiamo lavorando e non abbiamo abbandonato, diciamo, il progetto. Invece sull'ipogeo i lavori stanno per terminare. È uno spazio importantissimo, una sala ipogea di circa 680 metri quadrati sotto Piazza Garibaldi, sotto la piazza principale, e entro, diciamo, per la fine dell'anno ci verrà riconsegnata, perché i lavori stanno per terminare, manca davvero qualche piccola ultima lavorazione, e dopodiché noi pensiamo di dedicare questo spazio ai giovani. Cioè sarà uno spazio, diciamo, polifunzionale, con una gestione ed una regia che per adesso vorremmo mantenere noi come comune, così come abbiamo fatto con l'Arca, con questo laboratorio di arti contemporanee che abbiamo a Teramo. Sì. Uno spazio, diciamo, che possa vedere un po' tutto quello che riguarda il mondo dei giovani e essere compenetrato, quindi dall'arte, dalla musica, dalla pittura, dalla lettura, cioè tutto quello che, perché a Teramo manca uno spazio dedicato ai giovani, quindi la nostra idea è questa, ci stiamo lavorando e non appena saranno terminati i lavori probabilmente faremo un bando. Allora chiedo alla regia, credo che abbiamo una fascia pubblicitaria da mandare in onda, esattamente, allora ci rivediamo fra poco. Eccoci tornati in diretta, siamo con il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi, io vi ricordo anche il nostro numero di telefono 0871 58 73230, se volete potete chiamare subito, perché insomma poi alle 9 finisce questa diretta e potete rivolgere delle domande o comunque soddisfare delle curiosità inerenti alla città di Teramo naturalmente al sindaco Brucchi. Stiamo affrontando un po' la questione soldi, che è quella che, insomma, che si affronta con tutti gli amministratori al giorno d'oggi, perché i soldi sono sempre meno e le cose da fare ne risentono, insomma, se ne possono fare sempre meno. È un momento difficile davvero per i sindaci e per gli amministratori. Lei intravede delle, come dire, delle speranze? Ma guardi, noi... Io sarei contento se, ripeto, il governo ci lasciasse gestire le cose, diciamo, le nostre risorse senza interventi, diciamo, legislativi dall'alto, perché di questo federalismo fiscale si parla da tanto tempo, ma poi di fatto non è mai accaduto niente, perché se noi avessimo la possibilità di far questo, io credo che, insomma, tanti sindaci, io parlo per me, noi saremmo in grado di pianificare e di portare avanti e di fare le scelte per i servizi che dobbiamo erogare. Perché oggi accade proprio questo, insomma, che alcuni servizi ci vengono imposti. Io per esempio le dico una cosa, noi sul sociale spendiamo ogni anno oltre 2 milioni e mezzo di euro, nei 5 anni passati abbiamo detto che su scuola e sociale non avremmo fatto tagli e non l'abbiamo fatto, però per esempio il governo ci impone, diciamo, da un punto di vista anche con una normativa, l'assistenza ai minori non accompagnati, cioè tutti quei ragazzi, diciamo, minorenni, stranieri, che vengono nel nostro paese, che vengono poi, come dire, magari rintracciati nel territorio teramano, noi dobbiamo dare a loro vitto, alloggio, assistenza e anche mandarli a scuola. Questo va bene, è una cosa giusta da fare. Però tutto questo cade solo sulle spalle dei comuni e questo non è possibile, questa problematica, ed è stata, insomma, tuttora all'ordine del giorno, è una problematica nazionale che investe tutto il nostro paese, forse non solo il nostro paese ma anche l'Europa, però ricade sui comuni. Pensi che noi spendiamo oltre 300.000 euro l'anno per l'assistenza di questi minori non accompagnati, che sono davvero tantissime risorse. Allora voglio dire, la luce fuori dal tunnel qual è? Vabbè, innanzitutto che il nostro paese esca. Aspetti sindaco, sì. Ce la dice fra poco la luce, se lei l'ha vista questa luce, perché abbiamo una telefonata, la nostra trasmissione è un po' così, insomma, è fatta di continue interruzioni, ma siamo qua qui per questo, per rispondere alle telefonate dei telespettatori. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, ci dica. Sono Panfilo da Teramo. Buonasera. Volevo chiedere al sindaco le informazioni per quanto riguarda il progetto dell'arretramento della stazione e la rotonda di Villa Pavone, con il sottopasso. Sì. Benissimo, le risponde subito il sindaco, arretramento della stazione e rotonda con il sottopasso. Allora, noi abbiamo un progetto con Ferrovie dello Stato
RFI, si chiama Pegasus, di 2 milioni e mezzo di euro, che prevede l'arretramento della stazione, quindi praticamente la stazione verrà arretrata di qualche centinaio di metri e tutta l'area di risulta della stazione diventerà tutta l'area, diciamo, dove adesso c'è invece la fermata, tanto per intenderci, ecco, qui diventerà una piazza. Una grandissima piazza, è un progetto interessante, è un progetto che è in fase avanzata, avremmo dovuto sottoscrivere l'atto prima di Natale, poi è slittato per motivi indipendenti dalla volontà del sindaco del comune di Teramo, ma subito dopo le feste, quindi soltanto un piccolo ritardo, niente di più. Noi tra l'altro contribuiremo a questo progetto con 600.000 euro che sono risorse di privati però per l'urbanizzazione secondaria e quindi alla fine insomma tutta quella zona, perché a Teramo la stazione di fatto, la ferrovia ha diviso da sempre la città in due parti, certo. Quella al di là della stazione e quella diciamo dalla parte opposta. Con questo arretramento, questa piazza, quindi scompariranno tutta una serie di recinzioni, anche la stazione centrale verrà valorizzata, la stazione verrà valorizzata ed è intenzione questo delle ferrovie di valorizzarla e quindi diciamo è un progetto al quale teniamo molto, i soldi sono dedicati e ripeto, insomma, dobbiamo sottoscrivere l'ultima parte della convenzione e poi partire con le fasi, quelle tecniche operative. Certo, probabilmente ci vorrà ancora qualche tempo, direi che almeno per un annetto ancora di tempo ci vuole prima che, insomma, però nel frattempo partiamo, siamo partiti con un appalto che prevede in un'area di risulta della stazione accanto ai binari un progetto del Comune di Teramo e della Regione Abruzzo per cui quell'area verrà riqualificata e ci sarà un parcheggio di lunga sosta, un parcheggio di scambio ferrogomma, un po' come c'è anche a Pescara, vicino all'area di risulta della stazione. Questo è un lavoro che è in gara, i lavori partiranno a primavera e ripeto tutta quella zona verrà riqualificata, in questo momento le ferrovie non riescono a fare manutenzione, è pieno di erbacce, è davvero anche brutto a vedersi, noi la riqualificheremo e ci faremo un parcheggio, questo invece avverrà subito. Per Pegasus l'arretramento dovremo aspettare ancora un po'. Invece per il sottopasso di Villa Pavone noi abbiamo, e diciamo di questo sono orgoglioso, risolto un problema storico, annoso, che è stato molte volte diciamo, oggetto di cronaca, purtroppo anche a volte diciamo, non molto bella, perché questo per il discorso che facevo prima, c'è Villa Pavone, è una zona del Teramano, della nostra città, che praticamente è interclusa, esclusa dal resto della città attraverso la ferrovia e ci sono quattro passaggi a livello e molte volte è accaduto che il passaggio a livello non ha funzionato o ha funzionato male, qualche volta ci sono stati incidenti, insomma alla fine si è rischiato anche purtroppo cose brutte. Siamo riusciti insieme a RFI, insieme a Regione e Comune a finalmente trovare risorse, 5 milioni di euro per una grande rotonda che praticamente eliminerà la contaminazione di tutti e quattro i passaggi a livello. Siamo stati ad Ancona la settimana scorsa con RFI, anche qui siamo alla firma della convenzione e poi siccome un appalto che farà RFI, perché non è sottoposto al patto di stabilità, sicuramente riuscirà a fare prima, perché noi comuni con il patto di stabilità abbiamo questo tetto che ci blocca soltanto opere pubbliche e quindi ci hanno rassicurato che diciamo, nel prossimo semestre, fra conclusione della progettazione e gara, insomma, avremo l'impresa e cominceranno anche i lavori. Quindi due progetti importanti, due grandi progetti importanti strategici che insomma, vedranno la luce nei prossimi mesi. Forse ci sono novità anche su Via Crispi, mi pare, Viale Crispi, giusto? Su Viale Crispi abbiamo messo in cantiere tre progetti, uno l'ho detto ed è quello della stazione, uno è una rotonda, a Teramo abbiamo un progetto che si chiama Teramo Traffico Zero, progetto finanziato dalla Regione Abruzzo da Gianni Chiodi, che prevede l'eliminazione di tutti i semafori della nostra città. Tranne uno che si trova in, diciamo che è un, quindi tutte, in un rotatorie? Incrocio, tutte rotatorie, tutte rotonde. E una di queste è stata appaltata, è stata andata in gara qualche giorno fa e verrà appaltata a metà di 18, mi sembra, di gennaio, e quella alla fine di Ponte San Ferdinando, per intenderci il ponte del Tribunale.
si farà una rotatoria e verrà eliminato quel semaforo. E poi il terzo intervento è davanti alla Noi Lucidi, sempre sull'asse di Viale Crispi, è una scuola che si trova in corrispondenza della rotonda dove c'è la strada di Garibaldi, e lì c'è un problema che la mattina i nostri, perché i genitori, sia la mattina che ora di pranzo, i genitori che vanno a portare e prendere i figli creano, si crea una doppia fila e veramente c'è un problema di traffico. Siccome lì il marciapiede è molto largo, quindi creeremo una corsia preferenziale per appunto chi deve andare ad accompagnare i figli, e quindi questo permetterà di risolvere il problema del traffico, che vorrei dire a Teramo non è più un problema. Con l'apertura dell'80 di tutti e due i tronconi, sia del primo che del secondo. Si è molto alleggerito. Sì, questo credo è la mia più grande soddisfazione da sindaco, cioè nella mia storia mi ricorderò sicuramente di questa doppia inaugurazione. Dopo oltre 25 anni atteniamo il problema, il traffico non c'è più. Noi abbiamo adesso i dati delle auto che entravano prima in una giornata a Teramo, siamo passati da 40.000 auto al giorno su via Po a 27.000, cioè c'è stata una riduzione pazzesca, tant'è che Teramo il traffico ora era il primo, in ogni programma elettorale di tutti i candidati sindaci al primo posto c'era come risolvere il problema del traffico. Nell'ultima competizione elettorale 6 candidati sindaci, nessuno aveva nel proprio programma elettorale il traffico, per dire che insomma ormai è un problema risolto, andiamo avanti con queste attività di Teramo Traffico Zero con le rotonde, però ecco, questo serve soltanto come dire a andare a fare piccoli a risolvere piccole problematiche, ma il grosso problema che a Teramo prima dell'apertura dell'80 si entrava ci voleva un'ora per entrare a Teramo nelle ore di punta, e si usciva con 30-40 minuti, adesso si entra e si esce con 2 minuti. Io per venire qui è stato davvero facile, veloce, ho preso l'80, abbiamo preso la superstrada e siamo arrivati a Chieti molto rapidamente, insomma, quindi il problema del traffico è davvero un problema che a Teramo non c'è più. Lei ha parlato, ha citato le scuole, e mi è venuta in mente un'altra vicenda di cui si è parlato molto recentemente, quella dello scuola bus, della ditta, insomma, a che punto siamo con la Fratarcangeli? Con la Fratarcangeli diciamo che oggi abbiamo chiuso il nostro contratto di appalto, perché oggi o domani insomma è termina in questi giorni il trasporto scolastico, perché ci sono le vacanze, e abbiamo fatto una gara, c'è stata un'altra impresa che si è aggiudicata l'appalto, che è un'impresa di cui adesso non ricordo il nome, ma che lavora anche per il comune di Atri, quindi un'impresa che è già presente nel nostro territorio, e affideremo a questa impresa il servizio. Quindi il discorso con la Fratarcangeli è chiuso, insomma, che è stata davvero per noi è stato difficile portare avanti questo discorso. È vero che poi intorno a questo si è fatta, si è detto di tutto e di più, alcune cose vere, alcune un po' meno vere, però sicuramente insomma è stato un rapporto difficile quello che abbiamo dovuto affrontare in questi anni, perché ritardi del pagamento degli stipendi, il discorso dei pulmini che non erano adeguati a quello che sarebbero, sicurezza, no? Ma sì, insomma, sicurezza, si è parlato di un pulmino che sarebbe uscito fuori di careggiata, abbiamo avuto dei problemi, però questo è un capitolo chiuso, adesso se ne apre un altro, speriamo che il nuovo gestore da questo punto di vista, anche perché noi abbiamo imposto nel nuovo bando di gara che i pulmini devono avere come data di prima immatricolazione il 2000, perché in Italia sì, ci può essere una prima immatricolazione, una seconda immatricolazione, una terza immatricolazione, quindi praticamente tu puoi avere l'ultima immatricolazione che risale al 2012, ma magari quel mezzo a 15 anni. Noi abbiamo chiesto invece come data di prima immatricolazione il 2000, per cui sono pulmini che hanno massimo 14 anni, massimo. E questo dovrebbe essere una garanzia. Però insomma, ecco, un capitolo chiuso, c'è l'aggiudicazione, dobbiamo per il 6 avere l'aggiudicazione definitiva e iniziare il nuovo servizio di trasporto, che a Teramo è molto sentito, perché dicevo anche prima, Teramo è un territorio molto vasto, ci sono famiglie, perché in altri comuni non tutti fanno il trasporto, in molti comuni, soprattutto al nord, si dà una sorta di contributo alle famiglie che sono maggiormente in difficoltà. Però molte famiglie con cui ho parlato mi dicono: sindaco, noi del contributo non ce ne facciamo nulla, perché io, se mio figlio prende il pulmino, è perché lavoro sia io che mia moglie, beh, e magari a casa abbiamo la nonna che però deve accompagnare soltanto la bimba al pulmino, il pulmino la carica e poi te la riporta. Se tu mi dai il contributo io non è che ho qualcuno, quindi è più un problema di carattere logistico che di carattere economico. Ecco perché abbiamo deciso di mantenere questo servizio, lo vogliamo mantenere, anche se ci sono molte difficoltà e ce ne saranno altrettante
anche per ragioni economiche, per il discorso di prima, perché adesso per fare il trasporto devi avere i soldi in cassa, altrimenti non lo puoi fare. A proposito di ragioni economiche, ancora come sarà questo Natale da un punto di vista così delle luci e delle iniziative che può fare il Comune di Teramo, che può permettersi di fare? Io devo dire che Teramo quest'anno ha dimostrato davvero, il mondo imprenditoriale teramano tutto ha dimostrato davvero grande sensibilità. Noi abbiamo l'albero di Natale che ci è stato donato dalla Tercas Banca Popolare di Bari, che ringrazio e colgo anche l'occasione di questa emittente per ringraziarla, tutte le luminarie si sono, in un momento difficile, ecco perché vanno doppiamente ringraziate, hanno dato il loro massimo contributo e hanno Teramo, diciamo, alle luminarie così come l'ha avuta negli altri anni. Gli altri anni ci pensava il Comune di Teramo, quest'anno invece hanno provveduto le attività commerciali ed è, insomma, io credo che il Natale è la festa più bella dell'anno, sia per chi ci crede da un punto di vista religioso, ma anche perché è la festa dei bambini, e quindi io credo che l'atmosfera natalizia vada comunque creata, e le luminarie, l'albero di Natale in piazza fanno parte di tutto questo discorso. Poi faremo il Capodanno in piazza, quindi ci sarà Marina Rei il 31 dicembre, anche qui non è stato facile trovare le risorse, tutto questo a costo zero per il Comune, cioè il Comune non ha tirato fuori un centesimo, ma non perché non lo vuole fare, perché non ce li ha, e quindi il main sponsor è la Banca Popolare, la Tercas Banca Popolare di Bari, poi c'è il BIM e poi tutta una serie di imprenditori che hanno dato quello che insomma ritenevano giusto e opportuno, e quindi grazie a loro ci sarà anche quest'anno il Capodanno e poi tutta una serie di piccole manifestazioni per i bambini. Ma devo dire, io prima di venire qui oggi pomeriggio sono stato al concerto di Natale presso la ASL, organizzato dalla ASL stessa, e c'erano dei bimbi, cioè voglio dire c'è un movimento, devo dire una sensibilità che in questo forse momento di crisi è venuta ancora di più fuori, quindi ci si è uniti intorno, cosa che leggo e visto non è accaduto in altre città, perché per esempio insomma ho visto la polemica che c'è stata nella nostra vicina Giulianova per quanto riguarda gli alberi di Natale, invece diciamo noi a Teramo questo problema non ce l'abbiamo avuto, però devo dire sono soddisfatto e ringrazio ancora chi ha diciamo, dimostrato grande sensibilità, ci ha dato una mano a far sì che insomma, almeno da questo punto di vista sia un vero Natale. Poi c'è il problema delle risorse dei cittadini che non ce la fanno, quindi questo è un altro discorso. Il problema dei cittadini che non ce la fanno è anche il problema del lavoro, Sindaco. Aziende con grandi difficoltà anche nel vostro territorio, oltre che il commercio, ma parliamo anche di industrie e quant'altro. Su questo argomento avete delle riunioni, dei momenti di confronto? Io le dico questo, faccio il sindaco oramai da quasi 6 anni, arriverò insomma 5 anni e mezzo, io il giovedì ricevo i cittadini, 5 anni fa i cittadini venivano da me e mi chiedevano il 100 metri di asfalto, il palo della luce, il marciapiede, la sistemazione, oggi quando dicevo su 10 cittadini, 8 chiedono il posto di lavoro e io purtroppo non posso fare niente perché il sindaco non è un'agenzia di collocamento, e 2 cercano la casa. Nessuno si interessa più del palo della luce, dei 100 metri d'asfalto, la teoria dei 12 passi, cioè io abito in un centro storico, non riesco a fare più di 12 passi consecutivi se non vengo fermato da una persona che mi dice: sindaco, ho bisogno, dammi una mano, non ce la faccio, sono da solo, mia moglie non lavora, abbiamo 2 bambini, cioè la situazione è davvero drammatica. Cosa possiamo fare noi? Noi ci siamo, come dire, messi a capo di una serie di tavoli permanenti che riguardano il commercio, abbiamo cercato quest'anno sulla Tari di dare una grossa mano alle attività imprenditoriali, perché abbiamo fatto una scelta di far pagare qualcosa di più i cittadini e però far pagare molto meno le attività economicamente rilevanti, abbiamo ridotto del 20% la tariffa sui rifiuti ed è un piccolo segnale, voglio dire, nemmeno tanto piccolo, cioè stiamo cercando di far sì che almeno nel nostro territorio la tassazione sia un po' più bassa, in modo che qualcuno magari viene ad investire nel nostro territorio e il sistema può ripartire. Noi siamo uno dei pochi comuni che sta immettendo diverse risorse con tutta una serie di gare e di appalti, e questo non lo dico io ma lo dice l'ANCE,
Stiamo spendendo in questi mesi 9 milioni e mezzo di euro di fondi europei, gli stessi fondi con cui il Comune di Pescara per esempio ha fatto il ponte, non so il Comune di Chiesi come li abbia utilizzati, e questo sta, genera e volano per una piccola microeconomia che riguarda sì le imprese, e riguarda un settore, comunque un settore che dà lavoro a tante persone che poi se prendono lo stipendio possono spendere e si genera un piccolo circuito positivo per quanto, però è un problema serissimo il lavoro, è un problema serissimo, ma basta vedere le percentuali di disoccupazione a livello nazionale per quanto riguarda i giovani e ci si rende conto, insomma. Credo che poi dopo questo Natale, perché adesso non è il momento di tirar fuori cifre che chiaramente sono anche premature e non ci sono, ma credo che dopo questo Natale sentiremo ancora picchiate forse anche più dolenti sia sui consumi e anche sul turismo, perché insomma mi pare che oltre al fatto che tra parentesi detto in Abruzzo nelle nostre montagne non c'è neanche la neve, quindi c'è anche crisi da parte degli operatori turistici, perché chi è appassionato di sport invernali non può venire a sciare, non solo qui, anche nella nevoso nord Italia per la verità in tante parti, quindi questo potrebbe essere un motivo di crisi, o anche il fatto che magari chi pure voglia venire a sciare non lo può fare più perché non ne ha le risorse. Non c'è dubbio, anche se poi c'è un fenomeno, un meccanismo strano, perché l'altro giorno ero in un ristorante e ho chiesto come andavano le prenotazioni per il Capodanno e mi hanno detto che è tutto esaurito. Quindi, lei vuol dire, come disse qualcuno, che siccome i ristoranti sono pieni la crisi non c'è? No, assolutamente non voglio dire questo, la crisi c'è, la palpo tutti i giorni, però voglio dire, ma io credo sia anche giusto, perché alla fine già siamo abbastanza depressi come paese, ci pensa l'Europa a dirci, o la Merkel a dirci che siamo l'ultima ruota del carro, e magari quello può essere un momento di cercare di liberare per una sera o per un momento anche un po' da tutti i pensieri. Aggrava anzi il senso di impotenza magari delle persone che pensano vabbè, ma faccio sacrifici, non serve a niente, mo come si dice, me li spruscio questi soldi. Insomma il Capodanno viene una volta l'anno, per cui, ma tanto c'è anche il rovescio della medaglia, che anche i ristoratori si sono resi conto che non si possono fare più i cenoni a 120, 130, sì, 140, infatti, 140 ho visto 30, 35, 40, prezzi abbordabili, e forse anche questo incentiva un po', ripeto, a uscire. Io personalmente starò a casa perché l'ho sempre fatto a casa e sto bene a casa in famiglia perché non amo uscire perlomeno a Capodanno, però devo dire che anche questo non dico un segnale positivo, però comunque bisogna anche un po' essere ottimisti e dare anche un po' fiducia, se no davvero la situazione è così seria e drammatica che continuiamo a deprimerci, a deprimere tutto quello politicamente che nel suo comune, com'è il lavoro? Riesce a lavorare con l'opposizione? Riuscite a fare qualcosa? Siete due mondi distinti e distanti in assoluto? Ma insomma noi abbiamo il Movimento 5 Stelle, o meglio avevamo, perché adesso i due rappresentanti non sono più riconosciuti come Movimento 5 Stelle, che fanno una politica che non esiste, nel senso che non hanno solo l'obiettivo di denunciare anche quello che non è denunciabile, ma questo fa un suo modo di essere, ma poi voglio dire, sul Movimento 5 Stelle non devo dire niente, l'unica cosa positiva che ho visto è che in Emilia Romagna finalmente gli emiliani almeno hanno capito quello che è questo movimento. Invece col Partito Democratico, che anche della mia competitor al ballottaggio Manuela Di Pasquale, devo dire che si cerca di ragionare, poi molte volte non riusciamo a trovare un punto d'incontro, poi ci sono alcune liste civiche, invece il colloquio, il discorso è un po' più facile. Sicuramente la seconda legislatura è diversa dalla prima, la prima è stata una legislatura molto più agevole, adesso la seconda è un po' più complicata, sia perché la seconda ma anche perché anche al nostro interno sono state sei liste, quindi c'è un po' più di frammentazione, e poi i partiti, diciamocelo chiaramente, hanno perso il ruolo che avevano fino a un po' di tempo fa. Prima i partiti riuscivano meglio a controllare, oggi invece è un po' più, è diverso, è sicuramente diverso, però comunque finora bene. Ci rimangono un minuto scarso, e in questo minuto scarso lei ci dice quando finirà il suo mandato esattamente? Ma fra 4 anni, 4 anni, 4 anni e mezzo, rotti, quindi 2018. E in quel giorno
le auguro di potersi 2019. Guardare indietro e dire ho fatto questo, cioè la cosa di cui andare più fiero. Io vado fiero del fatto che io voglio molto bene la mia città. Io le dico che in passato avrei potuto fare scelte anche diverse, candidarmi alla regione per esempio, perché ho avuto questa opportunità. Io ho scelto di restare a Teramo e di fare il sindaco e ho deciso di ricandidarmi pur sapendo a cosa andava incontro, pur sapendo cosa significava fare il sindaco, perché voglio bene la mia città, voglio lasciare qualcosa in questi 10 anni o quelli che saranno, diciamo, del mio lavoro. Finora nel primo quinquennio devo dire che sono soddisfatto di quello che ho fatto, abbiamo risolto davvero tanti problemi per la crescita e lo sviluppo della nostra città. In questo secondo mandato sarà molto più difficile, primo per il problema della crisi che non ti lascerà molto spazio, secondo perché di fatto le prospettive sono cambiate, però ecco, io mi accontenterei in questo secondo mandato di continuare a far crescere Teramo, che non ci dobbiamo dimenticare che a livello del panorama abruzzese una decina di anni fa Teramo era la Cenerentola d'Abruzzo e non veniva considerata su nessun tavolo. Oggi invece Teramo ha un suo giusto posto nel panorama, direi non soltanto regionale ma direi nazionale, e questo credo che possa essere un motivo di vanto e di soddisfazione per una classe politica che governa oramai in questa città da oltre 10 anni. Poi fare progetti in questo momento è davvero difficile. Va bene, allora grazie al sindaco di Teramo Maurizio Grazie a voi, Brucchi, buona serata. Siamo alle 21, mancano pochissimi centesimi di secondo, come dobbiamo fare, chiudiamo qui, naturalmente ancora adesso ci sono le feste, ma saprete nei prossimi giorni chi sarà il nostro ospite, vedremo un po' di strapparlo alle feste di Natale. Grazie intanto da parte mia, auguri a tutti e buona serata, grazie Sindaco. Buon Natale a tutti.